A Milano la comunità del Bangladesh finanzia il primo film scritto, diretto e interpretato da giovani di seconda generazione. A settembre la presentazione al Teatro Grassi durante la rassegna Trame d'autore. 5, 4, 3, 2, 1, 0, action! È il primo film scritto, diretto e interpretato da giovani di seconda generazione. Arrivati dal Bangladesh hanno vissuto lo stesso dissidio di Imran, il protagonista. Fermato comunque dai genitori alle sue radici, no? Perché i genitori comunque vogliono che lui sia come loro, però lui anche vorrebbe essere qua, vorrebbe essere un diciottenne italiano. 18 più, infatti, il titolo del film, l'età più delicata, il tema dell'identità, si intreccia con il labirinto burocratico per ottenere la cittadinanza italiana. Troppo difficile, cerca rifugio nella droga e nell'alcol Imran, che nella realtà ha 23 anni e lavora per RCS. È la prima volta che recita, come tutto il cast, e in scena porta un pezzo della sua vita. Ho la lingua, che ho la scuola, magari i compagni, ti prendono proprio di mira per colore della pelle. Ci sono tante diverse cose che si basano e i genitori il problema è che non capiscono. E anzi, dopo i mille sforzi del trasferimento in Italia, pretendono il massimo risultato a scuola. Obiettivo del regista, accendere un faro sui rischi della mancata integrazione. Ho visto che questa generazione non andava bene. Bisogna farlo qualcosa per comunità, per immigrati. Per Italia anche. Questo film ricorda che futuro che cosa c'è. A finanziarlo gli adulti della comunità. In cambio nel film raccontano un po' del Bangladesh ai loro figli che lo hanno visto poco, partendo dallo sport. Il cricket, come si gioca, come è in regola, noi usiamo di spiegare anche un po' di dentro il film questo gioco. La presentazione a settembre al Teatro Grassi di Milano.